altro che ho scelto e che vi presento è La ragazza dei lupi di Katrin Randall. È la storia di una ragazza ambientata nella Russia occidentale, a sud di San Pietroburgo, nel periodo di inizio Novecento, quindi ai tempi dell'ultimo zar. Questa ragazza vive con sua mamma in una zona di foresta, di bosco, dove a regnare sono il freddo, il ghiaccio e gli animali selvatici. Lei si definisce è una soffia lupi. Lei dice che soffia i lupi in libertà. Che cosa significa? Che lei recupera lupi che sono cresciuti in cattività nelle famiglie dei nobili e cerca di abituarli per riadattarli alla vita in natura. Quindi insegna a questi lupi a procurarsi il cibo, a trovare una tana, a combattere e a ululare. Questo perché vuole impedire che questi lupi vengano uccisi quando non servono più alle famiglie che li avevano allevati. Lei infatti ha tre amici lupi che si chiamano Bianca, una lupa molto bella, Grigia è una lupa feroce e molto autoritaria e forte, e poi c'è un lupo maschio nero, un lupo molto grande. Lei ha un rapporto molto profondo con questi animali e in generale con la natura nella quale si trova immersa a vivere. La sua vita cambia quando interviene un generale di nome Rakov insieme ai suoi soldati, che è alle dirette dipendenze dello zar. E un episodio che cambierà la vita di Feo è proprio quando questo generale va a casa di lei e della madre. C'è uno scontro, la casa viene distrutta, incendiata, la madre viene arrestata e Feo fortunatamente però riesce a fuggire insieme ai suoi lupi, a un cucciolo di lupo e a un soldato che nel frattempo era diventato suo amico di nome Ilya. Consiglio sicuramente questo libro a chi ama l'avventura, perché è ricco di colpi di scena, non è assolutamente noioso, e poi in particolare a coloro che anche nella loro vita hanno comunque un rapporto, danno importanza ai rapporti con gli animali, in quanto questo personaggio di questa ragazza, Feo, ha come fulcro nella sua vita proprio il rapporto intenso con i lupi.